tratta di un'opera del 72, dove si dipingevano fiori e cose del genere. C'era questo gruppo a Napoli, che poi io, crescendo del vecchio, siamo venuti a coinvolgere, essendo casertani di estrazione, venire a smuovere un po' le acque di quella che era la ricerca, perché, coinvolgendo anche artisti che facevano nature morte, cose, dando una stura diversa, cioè facendo quella che all'epoca la chiamavamo la contestazione alla civiltà delle immagini, no? Io scelsi all'epoca di manipolare alcune figurine di stampe di soldati e poi facendolo comparire e scomparire con un gioco di bussolotti. Quindi naturalmente il discorso è riferito a una sorta di antimilitarismo contro la guerra, e ho fatto questa narrazione del titolo del quadro. Narrazione. Io meritavo la sbaglia. Narrazione. Che praticamente è un discorso che già all'epoca cercavamo di fare contro questa grande macchina bellica che si muoveva una volta contro uno, una volta contro l'altro. All'epoca era il Vietnam, poi la storia, come voi sapete, è cambiata in peggio. È rimasta questa. E l'ho fatto in modo delicato, facendo questo gioco di puzzle e facendo anche comparire una frase, ciò come, eccetera, a volte sono senza senso queste parole, altre volte stanno a formare una sorta di poesia, che è un indizio. No, la cosa che vi vorrei aggiungere, giocando con queste tematiche si esorcizza anche questa tematica, giocando con la guerra, rendendo la guerra un gioco, la si esorcizza, la si fa scomparire, un po' come noi stiamo facendo in questo momento con la Camorra, no? Ci stiamo quasi ridendo su, esorcizzandola in un certo qual modo, anche per questo. Poco come molti anni fa ha fatto Benigni per la Shoah, no? Facendola apparire al bambino con un gioco, che gioco non era. Ecco, questa mi sembra la chiusura più opportuna. Andiamo avanti.